bello, vero? È meraviglioso questo scorcio. È il Col Bastia di Romano De Zelino. Romano De Zelino, un tempo territorio di Ezzelino da Romano. Non vi sto prendendo in giro, nel senso che con l'unità d'Italia il paese di Romano dovette accostare il proprio nome ad un personaggio importante della sua storia, per non venir confuso con l'omonimo lombardo e piemontese. Così scelse il personaggio per antonomasia, Ezzelino III da Romano. Ma brevemente, un po' di storia. Gli Ezzelini arrivarono in Italia verso l'anno 1000 o giù di lì. E però si insediarono a Donara, una località ad est di Cittadella. Lì costruirono il loro maniero. Però nel 1198, quando Ezzelino III aveva 4 anni, i Padovani distrussero quel castello. Gli Ezzelini dovettero ripiegare in un altro posto più sicuro. Così si insediarono, per fortuna, a Romano, su questo meraviglioso colle. Dico Ezzelini perché infatti vi fu Ezzelino I, detto il Balbo, Ezzelino II, detto il Monaco, ed Ezzelino III, detto il Tiranno. Pensate, questo Ezzelino III da Romano, nato nel 1194, riuscì a realizzare la sua idea, un'idea ante litteram, la proto-signoria, che i ragazzi oggi chiamerebbero la signoria 1.0. Infatti, lui era riuscito ad assoggettare a sé un territorio che andava da Trento all'Endinara e da Lisonzo all'Adda. Ma soprattutto tutto questo territorio, di fatto, oggi lo conosciamo un po' come il Veneto. Non a caso, il professor Cracco lo definisce il padre putativo del Veneto. Ed è proprio per questo che l'imperatore Federico II vede in Ezzelino III da Romano la figura chiave che gli garantisce il viatico del Brennero quando vuol spostarsi dalla Puglia fino in Germania. Ed Ezzelino, che tiene sotto scacco tutto questo territorio, diventa col tempo un personaggio scomodo anche per i Guelfi. Non a caso il Papa gli lancia due scomuniche e una crociata contro. Dalle scomuniche alla crociata e divenir l'uomo nero, il passo è breve. Infatti, attorno a lui viene alimentata la nomea del tiranno, dell'uomo delle stragi, il figlio del demonio. Ezzelino il tiranno, l'uomo nero, tenta di realizzare il proprio sogno, conquistar Milano, ma viene tradito dai bresciani e a quel punto, una volta arrivato alle porte della città lombarda, ripiega. Ma ormai i giochi sono fatti e viene fatto prigioniero a Cassano d'Adda. Qui viene condotto nelle prigioni di Soncino, dove morirà il 27 settembre 1259. Poi della sua tomba non si saprà più nulla. Ma se da vivo Ezzelino era il terrore del papato e di tutti i Guelfi, da morto diventa l'incubo di tutte le genti della pedemontana. Diventa il fantasma più temuto. Addirittura, oltre a diventare fantasma lui, lo saranno la sua amante Avalda di Monselice, che appare ogni tanto nella rocca. Poi la donna di cui si era invaghito, Bianca de Rossi, che qualcuno la sente e la vede ancora nei sotterranei di Bassano. O l'attendente Comparetol, che si narra muoversi ancora oggi di notte in giro per i prati tra Cibiana e Zoldo, errante a bussar le porte. Ma la cosa più incredibile è che viene alimentata una leggenda che lo vuole padre di un essere antidiluviano. Ma per parlare di questo, dobbiamo tornare nelle zone di Lodi, Crema, Cassano d'Adda.
Si narra infatti che lì c'era un lago, il lago Gerundo, o mare Gerundo. Più che un lago, come lo immaginiamo, era una zona lacustre, sulle 7-8 miglia circa. Col tempo è stato bonificato e si arriva al XIII secolo che è praticamente prosciugato. Ma nell'anno del Signore 1299, l'Adda, l'Oglio, il Serio esondano di nuovo e vanno a ricreare quello che era il Lago Gerundo. E voi dovete immaginare tutto allagato, con le carcasse degli animali morti, i corpi degli uomini annegati, che in breve tempo cominciano a decomporsi e vanno ad alimentare quell'odore acre e fetido che in parte già si sentiva in quelle zone, finché qualcuno vede una fiammata enorme e vede un corpo strano, vede un bestione, vede il drago Tarantasio. Ho visto il drago! Ma stai scherzando? No, ti dico che ho visto il drago! Ma sei sicuro che era un drago? Ti dico di sì! Sputava fuoco! Una creatura serpentiforme, dalla testa enorme e le zampe palmate. L'ho visto mangiare uomini. Ma dai, impossibile! I draghi non nascono così, viva Dio! I draghi nascono da una figura demoniaca! Pensaci un attimo, pensateci anche voi. Siamo tra Soncino e Milano, anzi, tra Soncino e Lodi. Questa zona lacustre bagna anche Soncino. Quando Ezzelino III morì, della sua salma non si seppe nulla. Ancora oggi la stanno cercando. E chi era Ezzelino? Ezzelino era il figlio del demonio, così scriveva anche Albertino Mussato. E se Ezzelino è figlio del demonio, a sua volta, da una sua costola può nascere un essere fetido. Può nascere un drago. Sono il drago Tarantasio. Nato dalle carni putrefatte del cadavere di Ezzelino III. Vivevo nel lago Gerundo, tra Milano e Bergamo, sputando fuoco, mangiando uomini. Finché un giorno, mentre ingoiavo un bambino, arrivò il nobile Uberto Visconti per uccidermi. 2 giorni e una notte durò la sfida, finché il conte rientrò vittorioso a Milano con la mia testa fra le mani. Così i Visconti adottarono la mia immagine nel loro stemma di famiglia e divennero sempre più potenti, al punto che il loro stemma divenne simbolo del Ducato di Milano. Sono il drago Tarantasio, figlio mitologico di Ezzelino III. Sono il biscione milanese che tutti conoscete. Attorno al biscione visconteo vi sono molte altre leggende, ma quella che domina su tutte è appunto quella che vuole Ezzelino III, padre del drago Tarantasio. C'è una continuazione su quel drago, un'incredibile continuazione.
Verso il 1945, terminata la guerra, il governo dà in carico a Enrico Mattei di svendere la ditta di idrocarburi. Però qualcuno gli dice: dottore, guardi che nei pressi di Lodi, Crema, quelle zone lì, c'è un odore particolare, un odore fetido, che era quello che sentivano oltretutto i contadini dell'epoca e che probabilmente la fiammata è anche spiegata. Mattei fa fare degli scavi, delle ispezioni. Incredibilmente la squadra di ingegneri trova presenze di idrocarburi nel sottosuolo. Ed è proprio grazie a questa scoperta che Enrico Mattei riuscirà non solo a salvare l'azienda, ma a rilanciarla e convincerà lo Stato che conviene tenerla e non regalarla magari ai francesi. Ma perché vi dico questo? Perché Enrico Mattei è un uomo illuminato. Commissiona al suo disegnatore di fiducia una nuova veste grafica di un soggetto che sia riconducibile proprio al primo giacimento di idrocarburi, quel giacimento che ha permesso di salvare quell'azienda e di rilanciarla. Ordina una nuova veste grafica del drago Tarantasio. Il cane nero a sei zampe che sputa fuoco dell'Eni non è altro che una rivisitazione grafica del drago Tarantasio del lago Gerundo, a sua volta figlio di Ezzelino III da Romano. Perciò, quando siete per strada e lo vedete, pensate sempre ad Ezzelino III da Romano. Questo video è stato realizzato grazie alla volontà della Proloco di Romano D'Ezzelino per onorare l'impegno assunto nei confronti di Veneto Spettacoli Mistero, in quanto si doveva portare in scena lo spettacolo teatrale a fine novembre. Essendo impossibilitati per le restrizioni Covid, abbiamo pensato di realizzare invece questo video che racconta una storia praticamente incredibile e che per l'ennesima volta riconferma Ezzelino l'uomo del nord-est italico più discusso e più raccontato tra le leggende e i misteri. E a proposito di misteri, ce n'è uno particolare, perché ancora oggi non si capisce come mai il Veneto ti strega!